Buona Padania a tutti, buona Padania anche al tavolo della Presidenza, anche se un po' sguarnito adesso però, il grande Giorgetti è sempre presente. Devo partire da quello che ha detto questa mattina Roberto Calderoli, quando ci ha ricordato chi siamo. Siamo l'Unione della Lega Lombarda, della Lega Veneta, della Lega Piemonte, eccetera, eccetera. Siamo un'unione di tante forze, di tanti popoli, i popoli padani, che messi assieme hanno creato qualcosa di straordinario. Un movimento che ha fatto delle cose incredibili. Per chi c'era in quegli anni, negli anni 90, quando abbiamo fatto quella straordinaria manifestazione sul Po, che ha unito un milione, anche più di persone, mano nella mano, dal Monviso a Venezia. Chi c'era quando abbiamo fatto le elezioni padane, chi c'era quando abbiamo fatto quello straordinario lavoro di Parlamento del Nord, Parlamento padano, che aveva prodotto e redatto una Costituzione per la nostra terra. Ecco, chi c'era in quei momenti si ricorda che quella era politica fatta col cuore, non era la politica fatta con la testa, con i giochini, con le lotte di potere, con tutte queste beghe solo per prendere i posti nel CDA, questo o quell'altro. Allora torniamo a fare la politica col cuore e soprattutto ricreiamo quel grande progetto che noi abbiamo portato avanti in Padania e che ci ha portato a governare questo paese ed ora a governare tutta la Padania, Piemonte, Lombardia e Veneto. Portiamolo a livello europeo. Non lasciamo perdere i tanti movimenti politici, partiti nuovi che partono da presupposti molto simili ai nostri, che si stanno affermando in tutta Europa. Creiamo un network che non è solo il network degli indipendentisti, è un network di chi la pensa in un modo simile. E qual è il modo simile? Quello di tutelare la propria identità. Perché il futuro dell'Europa è un futuro brutto, negativo. È un futuro dove noi, popoli europei, saremo minoranza. Saremo minoranza in casa nostra come il Kosovo, come i cristiani del Kosovo lo sono diventati. E qui attenzione a togliere la missione internazionale, attenzione a togliere i nostri soldati dal Kosovo, perché stanno a difendere le chiese cristiane. Unica parentesi sulla questione delle missioni internazionali. E quindi creiamo questa organizzazione. Dobbiamo essere noi propositivi per farla, perché non lo sta facendo nessuno. E l'abbiamo già fatto. La prova c'è stata, è stata una prova straordinaria in ambito OSCE, dove ho avuto la fortuna di poter creare questo gruppo in ambito di Assemblea Parlamentare dell'OSCE, creato da movimenti politici come il nostro, con dei temi principali: l'autodeterminazione e la tutela dei popoli europei. E quindi su questi temi ci sentono, ci sono partiti che continuano a nascere, come ci ha ricordato Borghezio, in tanti paesi europei, che hanno questi punti nel loro programma. E allora noi quel cuore che abbiamo messo per fare quello che abbiamo fatto in Padania, lo dobbiamo mettere, dobbiamo investire risorse, impegno, testa, idee, per creare le stesse cose a livello europeo. Perché noi abbiamo fatto una grande manifestazione mano nella mano sul Po? Perché i catalani la stanno facendo con 500.000 persone nel loro paese per chiedere l'indipendenza, ognuno slegato dagli altri? Mettiamo assieme queste forze. E noi lo possiamo fare. La Lega può diventare un movimento straordinariamente forte a livello europeo. E attenzione a chi dice: sì, ma tanto poi le elezioni sono qui e i voti li prendiamo qua, non li prendiamo mica all'estero. No, signori, perché al nostro popolo noi dobbiamo far ragionare e dobbiamo dare qualche novità. E la novità è quella che la Lega non è più un partito come tutti gli altri, come ci vogliono far dire, ma è un movimento straordinario, un movimento di cuore, e che guarda più avanti di tutti gli altri. E che guarda l'Europa, perché il futuro è l'Europa. E se l'Europa non sarà più cristiana, e quindi è giusto, e vado alla mozione, se l'Europa non sarà più cristiana, non sarà più l'Europa. E allora a questa mozione, andando nel particolare, io direi di aggiungere, dove si dice tutelare le radici giudaico-cristiane dell'Europa, non dobbiamo solo tutelarle scrivendo la frasetta nella Costituzione europea, perché
fino adesso il dibattito è sempre stato, si deve scrivere o no, poi non l'hanno scritta, ma bisogna anche aggiungere, partendo soprattutto dall'aspetto demografico, perché se cambia la demografia come sta cambiando dell'Europa, noi possiamo scrivere quello che vogliamo sul foglietto, ma se sono i musulmani in maggioranza è finita, non è più un'Europa giudaico-cristiana, è un Europistan. E la direzione è questa, il britannico a Londra da quest'anno è minoranza, gli stranieri sono di più, questo è il futuro dell'Europa, dobbiamo fare qualcosa perché il futuro dell'Europa è il nostro futuro, il futuro della Padania. E quindi su questo chiederei di aggiungere anche l'aspetto demografico, dobbiamo batterci perché i paesi europei devono dire, se ci deve essere un'immigrazione la dobbiamo decidere noi, piuttosto facciamo venire gli argentini che hanno difficoltà, che sono cristiani come noi, non facciamo venire i musulmani africani. E poi dobbiamo aggiungere una cosa che ci siamo dimenticati nella mozione. No al meccanismo europeo di stabilità, il MES, che se non sapete che cos'è, è un fondo dove l'Italia dà miliardi di euro facendo debito pubblico, che sarà gestito da delle persone senza nessun vincolo, addirittura non potranno essere inquisite da nessuna procura di tutta Europa, e vogliono non solo dare finanziamenti ai paesi che hanno difficoltà, ma addirittura vogliono ampliare il loro mandato e dare finanziamenti anche alle banche, quindi delle persone che prendono i nostri soldi, li gestiscono senza controllo di nessuno e potranno versare direttamente soldi a banche europee, il clan dei banchieri europei che ci frega ancora soldi. Dobbiamo scrivere no al MES, è una cosa importantissima. E poi io proporrei anche una cosa che si lega a quello della demografia, dobbiamo proporre dei programmi di rientro degli extracomunitari regolari, non solo fermare quelli che arrivano irregolari, ma quelli regolari che sono qua e non ci servono più perché non c'è lavoro per nessuno, li dobbiamo incentivare a tornare a casa loro. Qualcuno lo sta facendo, la Germania l'ha fatto con i curdi ad esempio, ed è servita a far rientrare molti curdi a casa loro. Ovviamente devono firmare che non ritornano più qua per anni. E serve a sviluppare quei paesi e non lasciarli allo sbando, perché io ricordo una missione di osservazione elettorale in Moldavia, dove in un paesino cercavamo il seggio elettorale dove andare a fare l'osservazione. C'era un'unica luce in quel paese. Andiamo lì, chiediamo, ma qua è il seggio? Sì, è il seggio. E nelle altre case come mai non c'è la luce? Perché siete senza luce elettrica? No, la luce elettrica c'è, ma non c'è più la gente, non c'è più nessuno. Sono andati tutti via. E allora come fa un paese povero a crescere se tutti se ne vanno, se tutti i suoi cittadini se ne vanno? Quindi dobbiamo aiutarli a rientrare. E per finire voglio anche sostenere la tesi dei padani all'estero e i padani nel mondo, perché ci sono padani, li ho visti con i miei occhi, ho visto il Club Veneto, perché siamo in Veneto, lo voglio ricordare perché è una cosa straordinaria, il Club Veneto di Melbourne è una cosa straordinaria, hanno creato un club con migliaia di iscritti, veneti che si sentono veneti, che si sentono appartenenti alle loro province di appartenenza e di provenienza e che hanno un legame fortissimo. E se noi ci stiamo vicini a queste persone, ci serve a promuovere i nostri prodotti là, dall'altra parte del mondo, ci serve a promuovere il turismo, perché la loro meta privilegiata sarà tornare in Veneto a fare le vacanze. Ci servono anche a livello economico. E quindi non dimentichiamoci di queste persone, che sono nostri fratelli. E prima di pensare a dare la sanità al marocchino che viene in Italia, pensiamo a aiutare il nostro Veneto che è là e a dargli magari la possibilità di ritornare ogni tanto qua da noi. Ecco, con questo chiudo e spero che questo spirito di portare la Lega, allargarla e farla diventare una cosa internazionale possa prendere piede, perché ritengo che sia uno dei punti fondamentali che potremo portare avanti nel nostro programma elettorale per le elezioni europee. Grazie.